Fabrizio Corona, io e Belen Rodriguez ci siamo amati alla follia, abbiamo fatto faville. Fabrizio Corona, io e Belen Rodriguez ci siamo amati alla follia, abbiamo fatto faville. Sul primo numero del suo nuovo magazine online, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Belen Rodriguez e della loro chiacchierata storia d'amore. Si chiama Corona Magazine il nuovo progetto editoriale di Fabrizio Corona che ha visto la luce lunedì 17 dicembre e solo sul web, l'ex re dei paparazzi ha rilasciato un'interessante intervista sul primo numero di questa rivista di gossip, concentrando la sua attenzione soprattutto sulle donne che hanno fatto parte della sua vita in questi anni. Se su Asia Argento ha avuto qualcosa da ridire, è su Belen Rodriguez che l'imprenditore ha speso belle parole, sia nel ricordare il loro folle amore che nel considerarsi il principale artefice del successo dell'Argentina. Corona su Belen, se oggi è così amata, è soprattutto grazie a me. È ancora una volta Belen Rodriguez la ex alla quale Fabrizio Corona riserva il trattamento migliore, nell'intervista che ha rilasciato al suo nuovo magazine, il 45enne ha parlato di tutte le donne che gli sono state accanto negli ultimi anni, ma quella alla quale ha rivolto le parole più dolci, è proprio la showgirl argentina. Sul primo numero di Corona Magazine, una rivista online nella quale l'imprenditore ha promesso di non inserire mai fake news, sono riportate alcune interessanti dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi sulla storia d'amore che ha avuto con la conduttrice di Tussi Cuevales. Io e Belen ci siamo amati follemente, abbiamo fatto faville, ha esordito l'uomo nel suo racconto prima di fare un salto indietro nel passato a quando è iniziata la chiacchierata relazione con la 34enne. Quando si è messa con me, era solo una ragazzina argentina che cercava spazio in TV e sui giornali di gossip, ha continuato Corona prima di tornare al presente dicendo ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano, e lei sa che questo è stato possibile soprattutto grazie a me. Fabrizio, dunque, si considera il principale artefice del successo più che decennale della Rodriguez, un successo che è cominciato proprio quando sui settimanali sono uscite le prime foto rubate dei loro baci. Da quel momento in poi, infatti, la cronaca rosa e la televisione non hanno mai smesso di cercare la soubrette. Commentando il rapporto che ha attualmente con Belen, Fabrizio ha detto, lei resterà nel mio cuore finché vivrò. Ma questo non significa che se la incontro ci provo. Lei ha la sua vita e io la mia, ma un legame tra noi c'è ed è innegabile. Corona su Asia Argento, ci sono rimasto male quando mi ha lasciato. Dopo Belen Rodriguez, è toccato ad Asia Argento finire al centro dell'attenzione per le affermazioni che Fabrizio Corona ha fatto sulla loro brevissima frequentazione. Sulle pagine del suo nuovo magazine online, dunque, l'imprenditore ha detto, abbiamo fatto più copertine noi dei Beatles, ma forse eravamo troppo simili. L'ex re dei paparazzi ha confessato che la cosa che lo ha tenuto legato all'attrice per quasi un mese, è stata soprattutto la forte attrazione fisica che c'era tra loro, un coinvolgimento che l'uomo ha descritto nei minimi particolari anche in altre interviste che ha rilasciato tempo fa. Ci sono rimasto male quando mi ha lasciato. Per parlare di noi due ha fatto un sacco di ospitate TV con cachet di oltre 50.000 euro, e poi dice di voler scendere dalla giostra? Ha domandato polemicamente Corona facendo riferimento alla frase che l'Argento ha scritto su Instagram per comunicare a tutti la loro rottura. Sempre in merito all'addio con la romana, domenica scorsa a Nonella Arena il 45enne ha raccontato per la prima volta come è stato mollato da Asia, video.
la figlia del regista Dario, dunque, ha mandato un messaggio a Fabrizio con scritto addio e in allegato una canzone di Piero Ciampi che si conclude con una serie di ma vaffa. Ospite di Non è l'Arena per parlare dell'aggressione che ha subito, Fabrizio Corona ha acceso il gossip raccontando dell'addio con Asia Argento. Fabrizio Corona è stato ospite della puntata di Non è l'Arena del 16 dicembre e, oltre a documentare l'aggressione che ha subito nel bosco di Rogoredo, video, l'ex re dei paparazzi si è sbilanciato sui motivi che hanno portato alla rottura con Asia Argento. L'imprenditore ci ha tenuto a precisare che non c'era alcun accordo economico tra lui e la romana per fingere una relazione, e lo ha dimostrato rendendo pubblici alcuni loro bollenti backstage, e poi ha scatenato il gossip raccontando in che modo l'attrice l'ha lasciato da un momento all'altro. Corona torna in TV e parla della ex Asia Argento. La breve storia d'amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento continua a far discutere, durante la partecipazione del 45enne a Non è l'Arena, si è tornati a parlare di questa mediatica coppia e dei presunti accordi economici che li avrebbero tenuti insieme per neppure un mese. Interpellato da Massimo Giletti sul gossip che lo voleva fidanzato per finta con la romana, l'ex re dei paparazzi si è prodigato per negare tutto davanti alle telecamere di La 7. L'imprenditore, inoltre, ha anche portato al conduttore delle prove che confermerebbero la reale frequentazione avvenuta tra lui e l'ex giudice di X Factor, cioè dei video girati nel backstage di un servizio fotografico per chi che non è mai uscito. Nei due filmati che Corona ha voluto rendere pubblici, si vedono lui e l'Argento abbracciati davanti ad una finestra, prima vestiti e poi entrambi senza maglietta. In entrambe le situazioni, l'ex coppia si è lasciata andare a roventi e effusioni sia mentre il fotografo scattava che durante i momenti di pausa. Secondo Fabrizio, dunque, i baci e gli sguardi di complicità che lui ed Asia si sono scambiati in quella circostanza confermerebbero la forte passione che li ha uniti, anche se per poco tempo. Corona confessa, Asia mi ha mollato in modo geniale. Dopo aver negato l'accordo che si diceva che ci fosse tra lui ed Asia Argento per fingere di avere una relazione, Fabrizio Corona ha confidato a Massimo Giletti come è finita tra loro. Per la prima volta da quando si sono detti addio, l'ex re dei paparazzi ha raccontato il modo scelto, video virgola dall'apostrofo attrice per mettere fine alla loro mediatica frequentazione. Secondo Corona, il modo in cui lei lo ha lasciato è stato geniale. Dopo essersi resa conto di mal sopportare il continuo gossip sulla sua vita sentimentale, la romana ha mandato un messaggio a Corona nel quale c'era scritto semplicemente addio. Allegata a questa parola, c'era una canzone di Piero Ciampi che l'imprenditore ha confidato di non conoscere, la quale ad un certo punto dice più volte, ma vaffa. La Argento, dunque, ha escogitato questo metodo piuttosto originale per mollare Fabrizio mandandolo a quel paese. L'uomo, molto divertito da questa mossa della sua ex, ha speso belle parole per lei, definendola una persona molto forte che ha sofferto tanto negli ultimi anni, e alla quale vorrà sempre bene.